Azzurro, il pomeriggio è tutto azzurro, è lungo per me, bellissimo. Grande Napoli, il Napoli batte l'Atalanta, batte Gasperini, a Gasperini, porta statue piene a casa. Napoli batte l'Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per 2-0, 2-0. Oh, e così il Napoli si riporta nuovamente a 18 punti dalla seconda, poi c'è da vedere le altre gare, ma l'importante è che il Napoli ha messo questi altri 3 punti in classifica perché così mette pressione alle altre, se pressione per modo di dire, perché alle spalle del Napoli c'è solo da vedere chi si aggiudicherà la Champions League. Perché per il primo posto sembra proprio che non ci sia proprio niente da fare. Una partita tosta, ragazzi, molto tosta, si sapeva, perché poi quello Gasperini è juventino, e allora quindi con il Napoli c'è un po' di... capite a me quando parlo a voi. Poi il Napoli così forte, tutti lo vogliono battere per fare bella figura oppure per apparare qualche cattivo risultato. E allora una vittoria contro il Napoli a questi tempi, anche un pareggio, insomma praticamente è cosa grossa. E allora Gasperini ha messo in campo la squadra e la squadra ha fatto di tutto per creare problemi al Napoli. Ma il Napoli, come le grandi squadre, è stato paziente, è andato piano piano. Nel primo tempo, infatti, il primo tempo 0-0, il Napoli, insomma, ha cercato di portarsi in vantaggio. L'Atalanta ha fatto un grande primo tempo. Il Napoli e l'Atalanta entrambe hanno fatto una buona gara, quindi ci siamo divertiti perché abbiamo visto un buon primo tempo. Nel secondo tempo, già dal primo minuto, si vedeva che il Napoli aveva le idee più chiare, la grinta, la voglia e la determinazione di vincere la gara, e finalmente si è sbloccata e l'ha sbroccata Kvaratskhelia con un dribbling ubriacante in area di rigore. C'è da dire anche una bella palla messa sui piedi di Kvaratskhelia da Osimhen. Kvaratskhelia quindi ubriacante dribbling in area ed ecco qui l'1-0. Poi ci ha pensato un difensore, un grande difensore, Rachmani per il 2-0, e così la gara si è portata sino all'ultimo con questo risultato. Diciamo, la prestazione, voglio, ragazzi, è vero, non dico niente di nuovo perché oramai siamo abituati a queste grandi prestazioni, ma dobbiamo dire ancora un'ennesima prestazione gigantesca a centrocampo del solito Ciccio Bello, Lobotka e poi Anguissa, Frank Anguissa. Mamma mia, ragazzi, che giocatori lì a centrocampo. Peccato contro la Lazio che il buon Sarri, insomma, fermò, riuscì a bloccare il motorino del Napoli, la regia, e cioè Lobotka, perché altrimenti quella partita non l'avremmo certamente persa. Ma parliamo di adesso, quindi prestazione eccellente di Lobotka e Anguissa a centrocampo. Poi tutto il resto della squadra, mamma mia, Kim, a proposito di Kim, ragazzi, speriamo che non sia niente di grave perché ho visto che si toccava il polpaccio ed era anche un po' scuro nel volto, Kim, quindi forse è preoccupato per l'infortunio. Speriamo sia niente di grave perché Kim è mezza difesa, ragazzi. Kim è mezza difesa. Meno male che poi l'ha sostituito bene Juan Jesus, che come sempre è un calciatore che si fa valere. Ma Rachmani, Di Lorenzo, mamma mia, che partitone. Bene anche Oliveira, in sostituzione di Mario Rui, che anche oggi il professore era squalificato. Per il resto del centrocampo a me è piaciuto Politano, devo dire la verità,
è piaciuto, no? Forse era un po' stancuccio, per questo l'ha sostituito con Elmas Spalletti, ma a me Rachmani è piaciuto, come è piaciuto abbastanza oggi anche Zielinski, ben sostituito. È stata bella la gara per i minuti che ha potuto giocare di Dembélé, mi è piaciuto Dembélé, bravo, mi è piaciuto, si gira in quel modo a volte che è veramente insomma ti lascia di stucco, almeno gli avversari li lascia di stucco. Quindi praticamente insomma possiamo dire che in generale è stata una buona gara, soprattutto Kvaratskhelia ha fatto veramente una bella partita finalmente, anche se secondo me sui contrasti dovrebbe essere un po' più convinto, come anche sulla corsa un po' più veloce, ma ottima, ottima gara di Kvaratskhelia, soprattutto perché ha sbloccato il risultato, quindi un bel 8 a Kvaratskhelia, glielo diamo. Poi Osimhen leggermente sottotono, ma leggermente, poi buona gara, ottima gara di Osimhen, anche se sono due partite che non mette a segno un gol, e quindi quando è stato sostituito in panchina era un po' arrabbiato, ha buttato via i parastinchi perché era incacchiato, in quanto per due partite non riesce a metterla dentro. Poi per tutto il resto, amici, una gara veramente importante questa, diciamo che forse è la gara della svolta. Svolta in che senso? Che dà al Napoli la certezza, dopo la sconfitta della Lazio, che questa squadra non ha mollato, non molla, e che, come vi dissi in quel video contro la Lazio, era solo un incidente di percorso e che quella sconfitta sarebbe stata buona per il Napoli, perché avrebbe fatto rimettere i piedi per terra a questi ragazzi. E con umiltà, infatti, hanno vinto questa gara, con caparbietà e con forza. Una gara difficilissima, il Napoli la porta a termine, si avvicina sempre di più il traguardo, anche se restano ancora parecchie partite e soprattutto partite anche difficili. Dobbiamo incontrare il Torino, la Juve, l'Inter, il Milan, e poi, insomma, dopo queste gare qua, naturalmente il Napoli potrà cominciare a cucirlo veramente davvero questo terzo scudetto sul petto. Per il momento però godiamoci questo primo posto, godiamoci questa vittoria, tutti felici perché il Napoli ha vinto, ma mi raccomando ragazzi, anche quando le cose non vanno bene, come contro la Lazio, il Napoli, la squadra del nostro cuore, bisogna sostenerla sempre. Quindi, al di là di qualsiasi risultato, sempre solo Forza Napoli, squadra e città.